3 Commissione Governo, favorevole relatore di minoranza, votazione aperta. Ho chiuso. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 12.6, 12.9, contrario Commissione Governo. 12.19, onorevole Ferraresi. Prego. Grazie Presidente. Altro tassello, questo un po' meno difficile da superare, ma sicuramente ingiusto dal punto di vista dell'ordinamento e che va a ledere il principio di uguaglianza. Se una vittima è una vittima, se una famiglia di una vittima è una famiglia di una vittima, prevedere che se si compie un reato, ovviamente in materia fiscale, quindi una materia ovviamente grave per noi, ma in ogni caso rimane una vittima e rimane una questione totalmente avulsa dal contesto, gli si deve garantire questo risarcimento, questo indennizzo. Ci sono reati molto gravi, ma per nessun reato si può fare una distinzione per un fatto che è totalmente diverso da quello di cui si parla. Le vittime, sono tutte uguali, se hanno subito un torto, un pregiudizio che non riescono a risarcire, se il danno è violento, è di natura violenta, il reato è di natura violenta, devono poter accedere indipendentemente da altri fatti che hanno commesso. È un principio di uguaglianza, secondo me, censurabile anche dal punto di vista costituzionale, ma come tutti gli altri punti limitazioni e bastoni tra le ruote che avete messo tra la vittima e l'accesso a questo fondo, ovviamente noi proponiamo di sopprimerlo perché è importante che si faccia una distinzione severa, anche perché ci sarebbero altri reati molto gravi che si potrebbero inserire. Non l'abbiamo fatto perché crediamo che si debba rispettare questa uguaglianza tra le vittime e non si possono inserire così reati che ci vengono in mente, seppur gravi, per limitare questo diritto. La ringrazio, non ho altri interventi, dichiaro aperta la votazione, contraria alla Commissione del Governo, favorevole al relatore di minoranza. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 12.18. Gianluca Pini, prego. Brevemente, Presidente, per le stesse motivazioni che sottoscrivo in pieno, per quanto, come ricordava il collega